è difficile in tempi di crisi che un commerciante, un imprenditore riesca a mantenere questi prezzi, quindi sono prezzi quasi sociali. Sì, sì, siamo d'accordo. Niente, noi facciamo tutto questo perché ce lo consente prima il mercato e poi siamo gente modesta che si lavora molto e si ottiene dei risultati. Vi faccio subito capire, noi partiamo dalla nostra merce che la troviamo, prendiamo un prezzo a caso. Tutto l'anno da noi i petti costano 6,99. C'è l'operatore, prende la confezione e ve la affetta tutti davanti a voi, e questa è grande cosa. Poi ci abbiamo a 2,99 le cosce di pollo bellissime, tagliamo momento per momento. Abbiamo l'ala di pollo a 1,90, prezzi da fame, da fame. Sì, prezzi da fame, però la qualità no, eh. La qualità è ottima, perché siamo in un momento che insomma il consumatore non lo freghi, c'è poco da fare, no? È molto attento, Abbiamo il conino allo strano, sempre dei nostri, macellazione odierna, tutti i giorni si mascella, costa 6,99 tutto l'anno. Ricordatevi, tutto l'anno è importante. Andiamo avanti. Ah, vedi che bel banco, insomma, qui ora io lei mi deve dare un po' di idee per la tavola di Natale, insomma, tutte queste cose qua. Del bel prosciutto fatto per arrosto col finocchio, eccezionale, costa 10,90. Abbiamo dei fegatelli artigianali a 9,90. Faraone, polli nostrani, veri, quelli veri, 7,90, pronto a cuocere. È un prezzo scandaloso, diciamo. L'anatra 9,90. Quello è il vostro pezzo forte, forte. Ricordiamo che è già, vedete, pronta proprio per essere messa in forno. Manca solo che le patate che garbano. Allora, abbiamo lo stinco, 5,90, uno stinco, anche io le patate si mangia a 4. Andiamo avanti. Allora, poi, andiamo dalla parte di qua. Una tacchinella di 5 secchini costa 3,90, belle pulita, meno del pane sempre. Pollo strale 5,90, 5,90, un'anatra del contadino 6,90, cappone pulito, bello nostro, costa 7,90. Il consiglio da dare a una ragazza, mi voglio chiamare così stamani, ragazza, come me, ragazza, che ha poco tempo, due figli, il lavoro, che devo fare allora? Devo venire qua e fare... Il pollo lì di 3 kg, bello pulito, ecco. L'operatore te lo taglia tutto, ti fa i filetti a fette, ti fa l'ale, ti fa le cosce disossate, con 8-9 euro ci ho mangiato la settimana, ecco dove si risparmia, chi è capace va avanti, se no muoio di fame, andiamo avanti. Oh, siccome siamo anche in un periodo insomma particolare, siamo passo di qua, siamo in un periodo insomma ci avviciniamo al Natale, chiediamo scusa ai clienti, che qui bisogna sempre farsi largo tra i clienti perché è giusto così. Tanto due, allora, tutto l'anno anche per i tuoi fidanzati ce l'hai, due. No, ma io ce n'ho uno solo, c'ho un marito, mi basta. Il fidanzato va messo, ci avanza. Vuole, ci vuole proprio. Allora, vediamo un po' di esempi. Sullo 40 euro, 42 prendiamo un bel cesto. 45 si fa grande, poi se lo vogliamo col prosciutto si va a 70 euro, in sintesi con 4 soldi si fa un grande regalo, un regalo utile che serve alla famiglia, non vi fate confondere dalle trappole, qui c'è qualità e prezzo. Va bene. Bellissima figura. Quando siete venuti al Pollo San Marco sarete contenti, noi vi aspettiamo tutti e venite parecchi che vi accontentiamo. Al posto, grazie.